Di nuovo con Massimo Guerrieri, si è detto che la consulenza finanziaria indipendente è accessibile a tutti, ma quali sono i costi che deve sostenere il cliente e quali sono i benefici? La nostra consulenza si esprime fondamentalmente di due tipi, quindi in base proprio alle necessità del cliente. Consulenza spot e consulenza continuativa. Consulenza spot è per aiutare chi si rivolge a noi in maniera unica, preventivata ovviamente, quindi prima, e volta ad andare a dare il massimo del supporto per risolvere un problema circoscritto nel tempo. La consulenza continuativa è normalmente indicata per chi ha portafogli consistenti, lo dice la parola stessa, prevede un monitoraggio continuo e delle raccomandazioni proprio personalizzate. In entrambi i casi la nostra consulenza, che è paragonabile a quella di un qualsiasi libero professionista, risulta notevolmente inferiore ai costi che le banche applicano proprio per dare questo servizio, che ovviamente siamo in grado di eliminare. Abbiamo visto come di recente è stato quantificato, mi riferisco ai costi medi dei fondi comuni italiani che gestiscono il risparmio appunto degli italiani, come un 2,5% all'anno. Ecco, noi possiamo tranquillamente dire che il nostro costo è notevolmente inferiore, fino proprio a ridursi a più della metà di questo costo. Questo è importante perché chi vuole aumentare la propria consapevolezza, il proprio rischio e anche, come abbiamo visto all'inizio trasmissione, il proprio rendimento, è importante a nostro avviso che si doti di un suo consulente. Così come gli istituti di credito hanno il loro consulente, che fanno i loro interessi ovviamente, il cliente deve imparare a fare i propri interessi e laddove non pensa di non essere in grado, vuole essere supportato, anche se non in maniera continuativa, dicevamo proprio anche per risolvere determinati problemi, io penso anche solo a recuperare delle minusvalenze, pensiamo sia importante che si rivolga a un consulente indipendente che è privo di ogni conflitto di interesse e costa molto meno. Guerrieri, facciamo ora un accenno ai mercati finanziari e quali sono le variabili da tenere in considerazione in questo periodo? Noi ne vediamo tre principalmente. La prima è la decisione delle banche centrali inerenti ai tassi di mercato. C'è molta incertezza, c'è un'aspettativa forte che specialmente nella seconda parte dell'anno ci sia una riduzione dei tassi dopo proprio gli aumenti repentini avuti in quest'ultimo anno e mezzo. Questo sarebbe importante perché una riduzione dei tassi non solo darebbe spinta all'economia, ma anche alle borse e ai mercati in generale, compreso il mercato obbligazionario che al momento ci preoccupa. Il secondo focus è il rallentamento dell'economia. Sempre di più si parla di un rallentamento denominato soft landing, ovvero un atterraggio morbido, e sicuramente a fronte di una riduzione dei tassi questo aiuterebbe anche l'economia, che appunto sta vedendo dei rallentamenti importanti a fronte del PIL. Il terzo punto, che lo metto per ultimo ma per noi è il più importante, è la situazione geopolitica. Vediamo tutti come, anziché avviarsi verso una tranquillità o una stabilità a livello mondiale, la situazione sembra quasi incancrenirsi. Cioè ogni giorno, più che parlare di pace o appunto di serenità, le cose rimangono non certo di facile interpretazione. Abbiamo poi un debito mondiale che ha i massimi storici. Le obbligazioni, vediamo molti preoccupati perché hanno la parte obbligazionaria che normalmente è il grosso del portafoglio che sta perdendo.
mediamente da un meno 5 o un meno 10%. Come dicevo appunto anche all'inizio trasmissione, noi siamo positivi perché a tutto c'è rimedio. L'importante è avere un approccio ai mercati finanziari con una pianificazione, ovvero andare ad un raggiungimento degli obiettivi in maniera sicura, perché spesso per recuperare semmai si fanno salti nel buio che poi possono portare a ulteriori perdite. In conclusione, Guerrieri, quali sono i consigli che possiamo dare a chi volesse affrontare il tema della consulenza finanziaria indipendente? Beh, sicuramente noi approfittare del check-up gratuito che noi offriamo a chi ce lo chiede per andare a vedere proprio la rischiosità che è presente sui portafogli finanziari e anche i costi che spesso appesantiscono proprio i rendimenti fino ad annullarli o a causare perdite. La seconda cosa è quella più importante, ovvero darsi da fare per capirne qualcosa in più. Ci potete chiamare, potete leggere i nostri libri, abbiamo scritto due libri, Così Banca e Finanza ci rovina la vita, piuttosto che Capitale Garantito, abbiamo scritto nel 2017, che è a tutt'oggi attualissimo e che già il nome è tutto un programma, proprio per acculturarvi, visitare il nostro sito. Noi tutti gli anni, da ottobre a maggio, facciamo formazione sul territorio, principalmente Reggio Emilia e Modena, da Castelnuovo Monti a Guastalla, da Vignola a Mirandola. Quindi approfittare per partecipare a uno dei nostri incontri proprio per accrescere la cultura finanziaria. E poi, ecco, seguirci noi tutti i venerdì. Abbiamo delle pillole di alfabetizzazione su Telareggio all'interno di Dare e Avere e quindi il consiglio è quello di continuare a seguire Dare e Avere perché semmai qualche spunto vi può salvare, ecco, da eventuali perdite o mettere la curiosità per poi interpellarci e quindi evitare di fare firme che poi possono dare adito a dei ripensamenti, se non a proprio a dei dispiaceri. Ecco. Noi siamo a disposizione della cittadinanza anche solo per un colloquio informativo. Chi ci vuole chiamare, qua ci sono i nostri riferimenti e anche il nostro sito è sempre molto aggiornato.